Hai bisogno di spedire uno o più pacchi in Italia o all'estero? Rivolgiti a Keypoint. Keypoint, più che spedire. Tragico scontro sulla 90 bis. Muore un 72enne, 3 auto coinvolte e 3 feriti. No alla chiusura della scuola San Pio X. Sabato manifestazione a Rione Ferrovia. Un'auto si ribalta in via dei Longobardi, ferita una donna. Coronavirus, un positivo e 190 guariti nel Sannio. Piano di rilancio, Mastella incontra Bonavitacola. Tragico incidente stradale sulla strada statale 90 bis nei pressi della zona industriale Ponte Valentino. 3 le auto coinvolte nel violento impatto, 2 Fiat Panda ed una Ford Focus. A perdere la vita una 72enne di Paduli che viaggiava a bordo di una delle utilitarie completamente distrutta. Ci sono anche 3 feriti soccorsi e trasferiti al San Pio di Benevento e al Fate Benefratelli, oltre a 2 donne di Paduli coinvolte nell'incidente. Sul luogo dello scontro sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare non poco per estrarre i corpi dalle lamiere delle vetture, i carabinieri e gli agenti della Polstrada. La paventata chiusura della scuola paritaria dell'infanzia San Pio X a Rione Ferrovia, affidata a Benevento da circa 70 anni alle suore adoratrici del sangue di Cristo, ha determinato sconcerto nei genitori e nelle insegnanti e allo stesso tempo tanta amarezza nei cittadini dello storico Rione, del quale la scuola è un punto di riferimento dal dopoguerra ad oggi. TV7 ha incontrato l'anima di questo progetto, suora Antonia, per cercare di capire le motivazioni dell'ipotizzata fine attività e soprattutto se ci sono margini per poter continuare a far vivere questa importante istituzione scolastica a Benevento. Noi dobbiamo assumere altri insegnanti perché per il distanziamento dei bambini eccetera, noi non abbiamo le possibilità. E non soltanto la scuola nostra, ma hanno, i superiori hanno chiuso anche altre scuole, anche San Bartolomeo in Caldo, altre scuole che noi abbiamo, perché dice allora prima che ci questo edificio ci viene addosso è meglio che chiudiamo prima e non dopo. Allora, valutando le cose, valutando che per esempio diciamo così, i bambini c'è sempre una diminuzione perché le nascite sono di meno e tante cose, dice, con grande dolore dobbiamo chiudere anche e quindi hanno chiuso diverse scuole, non soltanto Benevento. Con tutto il dispiacere, perché qui noi siamo sempre state un punto di riferimento alla stazione, perché questa scuola è sorta subito dopo la guerra per il bene del Rione Ferrovia. Ecco, ieri dopo questa lettera che è circolata, anche qualche video di genitori, è iniziata subito insomma un passaparola tra i genitori, tra gli insegnanti, tra il Rione che vuole molto bene a questa scuola, come lei diceva, perché fa parte della storia, per cercare di trovare una soluzione. Oggi anche il sindaco Clemente Mastella è intervenuto con una nota, ha detto proveremo a tentare di salvare questa istituzione. Avete ricevuto anche la visita dei vostri superiori? Sì, abbiamo ricevuto la visita dei superiori, cioè il motivo era soltanto per chiarire a voce quello che loro hanno deciso, perché non è stata una decisione facile, in quanto noi siamo per la gente, siamo per stare in mezzo alla gente, per voler bene ai poveri, però sappiamo che in questo momento i genitori non possono pagare le rette, non possono, lo Stato, la scuola paritaria non la considera proprio. Lei pensa che ci possa essere qualche spiraglio, qualche possibilità di portare avanti almeno per qualche anno, in attesa che si possa consolidare un progetto più consistente? Sì, qualche spiraglio c'è, stiamo aspettando proprio questo spiraglio, che se decidono qualche cosa di diverso, però io non assicuro niente, capito? La chiusura della scuola paritaria dell'infanzia San Pio X mi amareggia e non mi lascia indifferente. Da parte mia c'è la piena disponibilità a trovare una soluzione. A dichiararlo è il sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Proveremo quindi, nei limiti del possibile, a evitare una perdita storica ed esemplare.
Insegnanti, genitori, studenti e cittadini del rione Ferrovia non ci stanno a veder tramontare un sogno che dura da circa 70 anni a Benevento, tutti insieme per dire no alla chiusura della scuola San Pio X. Sabato alle 11 nei pressi della parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli in Viale Principe di Napoli si ritroveranno per far sentire la loro voce indirizzata alla proprietà e alle istituzioni cittadine. Ascoltiamo le interviste realizzate da Alfredo Salzano alle insegnanti che spiegano la loro iniziativa di sabato. In effetti non ci vogliamo arrendere, penso che questo ormai sia chiaro alla comunità, l'abbiamo detto, ci stiamo provando in tutti i modi e ci proveremo ancora. Sabato mattina abbiamo organizzato insieme a tutti quanti i bambini e non solo gli studenti di oggi ma anche quelli di ieri, che davvero questa scuola sono 70 anni che è in piedi e quindi non può assolutamente mancare alla comunità, abbiamo organizzato questa manifestazione, la definisco così, pacifica, dove ogni bambino porterà un cartellone con io non ci sto, hashtag io non ci sto. Perché dobbiamo fare qualcosa per questa scuola, dobbiamo fare qualcosa soprattutto in questo momento storico. Ma la nostra lotta in effetti non è soltanto per noi stesse, perché diciamo che la scuola è una scuola paritaria e con lei chiudono altre scuole paritarie, quindi la nostra lotta è anche per chi come noi lascia un lavoro e si trova in mezzo alla strada da un giorno all'altro, ma poi il nostro intento è proprio di non far finire questo istituto che ha visto me da bambina. Io sono venuta a scuola qua, mio figlio è venuto a scuola qua, è una cosa che non riusciamo a mandar giù, ecco, non riusciamo a tenerci dentro, perché veramente mi sento male, veramente mi sento male. Allora, noi forse non riusciamo a far, spero insomma che traspaia quantomeno la nostra sofferenza, ma ogni giorno i bambini ci mandano dei video. Allora stamattina ve ne dico una proprio per farvi capire che cos'è il rapporto insegnante-bambino, ma poi soprattutto qui dove è come stare a casa e quindi entrare in contatto diretto. Allora stamattina la bambina abbiamo mandato, dice sabato mattina organizziamo questa cosa e lei ha detto maestra io e mamma saremo lì coi cartelloni, cioè bello. E quindi questo fa capire lo spirito e la voglia di continuare questo rapporto che si crea con maestra e bambino Alunno. Così piccolo è come avere un figlio. Ok, sì. Allora l'appuntamento il giorno, ora e luogo? Allora, sabato mattina sul Viale Principe di Napoli dalle 11 alle 12:30 noi saremo lì, invitiamo tutti a venire. Viale Principe di Napoli c'è un posto preciso? Allora, di fronte alla chiesa di Costantinopoli. Sì. Okay. E noi saremo lì e invitiamo tutti, anche gli ex alunni, tutta la comunità qui della stazione, tutta la città. Cerchiamo di fare qualcosa, cerchiamo di fare rumore affinché qualcuno ci ascolti. Naturalmente abbiamo promesso in questura che la manifestazione si svolgerà sui marciapiedi e non diciamo sulla strada. Quindi almeno, è una manifestazione autorizzata. Certo, quindi abbiamo tutto stamattina è stato fatto in questura a regola d'arte. Benissimo. Grazie, appuntamento a sabato. Grazie, mi raccomando, venite numerosi, dateci una mano, facciamoci sentire tutti, perché Benevento, quando c'è bisogno, c'è. Una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada in via dei Longobardi, ribaltandosi nell'area destinata a verde. L'incidente ha visto protagonista una 55enne che ha perso il controllo dell'utilitaria, poi recuperata dai vigili del fuoco. Sul posto anche i medici del 118, che dopo aver apprestato le prime cure sul posto, hanno trasferito la donna al pronto soccorso del San Pio, che fortunatamente non ha riportato ferite gravi. I rilievi di quanto accaduto sono affidati ai vigili urbani, che hanno regolato anche il flusso veicolare. Il report dell'ASL fa registrare gli stessi dati con un solo soggetto positivo al Covid-19 in isolamento presso la propria abitazione a Guardia Sanframondi. Nessun ricoverato al San Pio, come accade da tempo, 190 i guariti nel Sannio, 405 i tamponi nel periodo 1-5 giugno, infine 17 decessi complessivi fino ad oggi.
Il direttore generale dell'azienda ospedaliera San Pio, Mario Ferrante, ha proceduto alla nomina del nuovo direttore amministrativo nella persona della dottoressa Roberta Volpini, che va a sostituire nell'incarico il dottor Gaetano Gubitosa, nominato direttore generale dell'azienda ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. La Volpini, nativa di San Miniato, può vantare una lunga e prestigiosa esperienza nelle aziende sanitarie, prima come dirigente avvocato dell'AUSL 11 di Empoli e dell'ESTAV Centro di Firenze, poi come direttore amministrativo dell'AUSL 7 di Siena. All'ESTAR, ente di supporto tecnico-amministrativo regionale della Toscana, e da ultimo all'azienda ospedaliera Sant'Antonio e Biagio e Cesare a Rigo di Alessandria. Si sono incontrati il vicepresidente della giunta regionale Fulvio Bonavitacola e il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Nel corso del colloquio, il leader di Noi Campani ha proposto alcune ipotesi di lavoro da inserire nel programma per le prossime regionali. Investimenti strategici unitari secondo i relativi bisogni e le possibilità di sviluppo sia nelle aree interne che in quelle costiere. Un piano straordinario di manutenzione di nuove costruzioni per le case popolari, la cui condizione attuale è a volte ai limiti della dignità delle famiglie. E un intervento serio a favore delle scuole paritarie in Campania, il cui patrimonio culturale ed educativo non può essere lasciato all'indifferenza delle istituzioni. Il comandante della Polizia Municipale Fioravante Bosco, insieme alla squadra della manutenzione diretta da Giustino Mignone, ha provveduto a saldare le porte di accesso in ferro dell'ex istituto Bosco Lucarelli, divenuto da tempo ricettacolo di rifiuti e luogo di incontro di numerosi giovani balordi del Rione Libertà. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, allertati da un cittadino tramite linea 113, hanno arrestato un 58enne beneventano. L'uomo, pluripregiudicato, dapprima ha tentato un colpo in un esercizio commerciale, provando anche ad aggredire la commessa, che è riuscita a divincolarsi anche per la fulminea reazione di un cliente che con coraggio e determinazione lo ha messo in fuga. Successivamente, in un vicino negozio di abbigliamento, ha tentato una rapina aggredendo e palpeggiando una commessa. La donna è riuscita, opponendosi energicamente, sia a difendere l'incasso sia a telefonare al marito che si trovava nelle vicinanze. Durante la colluttazione è stata anche palpeggiata dal malfattore, che, resosi conto della telefonata, si è dato alla fuga. Poco dopo è stato individuato dal marito, che stava sopraggiungendo in soccorso, e dai poliziotti, che lo hanno fermato e accompagnato in questura. A suo carico è stato notificato anche un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Avellino, con pena sospesa di un anno e tre mesi per precedenti reati commessi in quella sede. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale di Benevento. I carabinieri del nucleo forestale di Montesarchio hanno iniziato un'azione di monitoraggio del degrado in cui versano alcune zone periferiche prese di mira dagli abbandonatori seriali di rifiuti. Grazie all'utilizzo di telecamere nascoste è stato possibile controllare le zone maggiormente colpite dal fenomeno di abbandono incontrollato di rifiuti domestici. È stato verificato anche che sacchetti lanciati dal finestrino con l'auto in corsa non sempre raggiungono il mucchio preesistente, ma finiscono sul bordo strada o ancora peggio nelle scarpate sottostanti e nei fondi agricoli, disseminando il contenuto in una più ampia zona per l'effetto del vento. Tutto questo, oltre al degrado, genera anche un aggravio di spese a carico del comune, che si trova costretto ad operare periodiche pulizie straordinarie di rifiuti indifferenziati. Per tale motivo i trasgressori, immortalati dalle telecamere, oltre al pagamento di una sanzione di 600 euro, dovranno procedere al recupero e al relativo corretto smaltimento di quanto abbandonato in modo illecito. L'operazione ha portato già all'individuazione di 5 persone e alla relativa contestazione di sanzioni pari a 3.000 euro. A Baselice i carabinieri della locale stazione, unitamente a quelli del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Bartolomeo in Galdo, al termine di un'attività info-investigativa finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto a denunciare in stato di libertà alla Procura della Repubblica un 57enne per coltivazione illecita di alcune piante per la produzione di marijuana. Nel corso della perquisizione domiciliare presso il giardino annesso all'abitazione dell'uomo, i militari hanno infatti rinvenuto, sequestrato, 7 piante di varie dimensioni di cannabis, che lo stesso aveva piantato in alcuni vasi consistenti in contenitori di plastica a cui accudiva in un'area attrezzata.
approvati dei progetti di fattibilità tecnica ed economica dalla provincia di Benevento. Il pacchetto fa seguito a quello già licenziato nei giorni scorsi. Tutti sono stati redatti dagli uffici tecnici dell'ente, mobilitati a tale scopo dal presidente. I progetti di fattibilità riguardano tutte le aree e i comprensori del territorio sannita, comprese le strade che consentono l'accesso al territorio del capoluogo, che essendo esteso per oltre 130 km è servito da numerose arterie. Ben 22 gli interventi previsti. Che De Magistris sciolga o meno la sua riserva su se stesso, a me non interessa un cavolo. Così il sindaco di Benevento Clemente Mastella riguardo le dichiarazioni del primo cittadino di Napoli. Non commento le continue e scombinate dichiarazioni, come se il mondo intero aspettasse le sue decisioni. Anche oggi ha detto che lo spartiacque storico sarà il 20 giugno, non me ne frega nulla di quello che sarà il suo destino politico. Chiedo solo che elimini dal suo vocabolario la parola eticamente. Pronunciata da lui è uno schiaffo al buonsenso, per intanto eticamente si prepari a risarcirmi per quanto la Corte d'Appello di Roma dovrà stabilire solo come entità e quantità. E si ricordi, conclude il primo cittadino di Benevento, che ha scansato la condanna per quanto fatto contro di me, non certo eticamente, solo per sopravvenuta prescrizione. Per una realtà da mesi in prima linea nella battaglia contro il SARS-CoV-2, come il SAUT 118 di San Salvatore Telesino, l'igienizzazione e la sanificazione di mezzi ambienti è una priorità. Assume una valenza importantissima la donazione dei fratelli Filippo e Michele Liverini, titolari della Mangimi Liverini S.p.A. di Telese Terme, che hanno donato al SAUT della Valle Telesina un generatore di ozono. Il dispositivo è stato consegnato nella sede dell'azienda alla dottoressa Giovanna Franciosa, dirigente medico del 118, che ha voluto ringraziare a nome di tutti gli operatori la famiglia Liverini per la preziosa donazione. La Popolare Pugliese, oramai banca del territorio a tutti gli effetti, propone la sua nuova app. Uno spot televisivo concepito per arrivare in modo diretto all'utenza mostra come ottimizzare la propria banking experience e il proprio tempo prezioso. La nuova app BPP permette di entrare in banca con un click. Semplice, completa ed innovativa, contiene tutti i servizi che occorrono al cliente, soddisfacendo in pieno tutte le esigenze. Banca Popolare Pugliese, scarica l'app che ti riconosce subito e ti avvicina alla tua banca. Prosegue il progetto enogastronomico del gruppo editoriale di TV7, nato nel 2012 con una nuova rubrica, A tavola con TV7. Si tratta di un nuovissimo format che vi consente di diventare protagonisti con le vostre ricette e pietanze preferite, inviando alla nostra redazione video e foto tra i fornelli. Proponete i vostri piatti finiti o in corso di realizzazione, scrivete le ricette e le vostre idee per renderle più buone con l'ingrediente segreto. Date spazio al cibo e alla fantasia e sarete gli attori della nostra nuova rubrica A tavola con TV7. I vostri contenuti saranno trasmessi in TV, pubblicati sul sito e sulle pagine social Facebook ed Instagram. Inviate foto e video ai seguenti indirizzi: info@tv7.net, messenger della nostra pagina Facebook TV7 Benevento oppure al numero WhatsApp 328 13 47 482. Cucina con TV7 e tutti a tavola assieme. La Camera di Commercio di Benevento è al fianco delle imprese in questa emergenza sanitaria con due bandi di contributi con uno stanziamento iniziale di 200.000 euro. Un'importante azione di sostegno della Camera di Commercio di Benevento per aiutare le imprese e per favorire l'adozione di misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei cittadini. È disponibile un bando per la concessione di contributi per l'abbattimento del tasso di interesse su finanziamenti bancari ed un bando per la concessione di contributi per l'adozione in azienda delle misure di sicurezza anticontagio da Covid-19. Sul portale www.bn.camcom.it è possibile scaricare i bandi e la documentazione richiesta. Per ulteriori info, emergenza-covid@bn.camcom.it. Fai ripartire la tua impresa. La Camera di Commercio di Benevento ti avvicina.
Da primi anni a Benevento ed Avellino la fase 3, con nuovi orari di apertura dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Gli store sono nuovamente accessibili in tutti i reparti e si entra con condizioni di affluenza gestita. Primi anni gli store di mamma e papà, a Benevento in via Cassella, ad Avellino in viale Italia. I tuoi acquisti in tutta sicurezza. Con la testa già rivolta da un pezzo alla prossima stagione, arriva per tutti gli appassionati di basket e tifosi dei cinghiali sanniti la notizia che da tempo si aspettava. Il nuovo coach del team sannita sarà Alessandro Marzullo. L'allenatore erpino è reduce dalla stagione in C Gold alla guida del basket club Irpinia di Avellino, dove subentrò a coach Iannaccone. Arriva dunque da Avellino e da una categoria superiore l'uomo che guiderà i ragazzi della cestistica in una nuova avvincente stagione. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.